Guarda che cosa ho in mano, la tua gonna, l'ho rubata! Ecco dov'era, la stavo cercando per andare alla festa in maschera, adesso l'ho fatto! Niente festa in maschera, no, questa la nascondo e tu dovrai trovarla dentro la casa segreta di Lion, sarà difficile! Ah, ma non pensi che ti manchi qualcosa, guardati bene! No, sono tutto a posto, bellissimo come al solito! Queste cosa? Ma sono le mie mutande! Sì! Ma come hai fatto a prenderle? Sapessi. Ma... E queste le nasconderò nella mia casa segreta e sarai costretto a cercarle. Bah, guarda, se sarà segreta come la volta scorsa sarà molto facile, Anina, trovarle. Sì, certo, facile sarà. Intanto te l'ho dovuto dire dov'era. Non è vero, ci sarei arrivato da solo. Non è vero. E in ogni caso la mia, l'altra volta, era molto più segreta della tua. Pensa questa volta che sarà ancora più segreta perché è contenuta dentro una mia testa segreta. Perché la mia, guarda qui, è già pronta a contenere tutti i segreti. Effettivamente nella tua testa c'è spazio perché di cervello non ce n'è tanto, sai? Ah, quanto sei spiritoso. Vediamo se riesci a fare qualcos'altro oltre a parlare. Infatti, iniziamo a costruire. Basta col dissing e iniziamo. Pronta? Ciao. Channel switch. Ok. Iniziamo a costruire questa casa. Sono sicuro che verrà fuori qualcosa di spettacolare. Però dobbiamo avere a nostra disposizione una base solida. E questa testa bianca sembra effettivamente una base abbastanza segreta. Chi potrà mai essere? Con quegli occhialoni belli. Potrebbe essere solo Lion. Effettivamente non è molto segreto, ma ci accontentiamo così. Allora, per fare una buona casa segreta si possono optare per diverse strade. Per esempio, la casa potrebbe essere una finta casa sopra e la vera casa sotto. Oppure, per essere ancora più segreti, una finta casa sotto e una vera casa sopra. Chi mai penserebbe di andare a cercare di sopra, eh? Lo so, sono il mastro della segretudine. In ogni caso, prima di tutto ci serve una porta. Una porta classica, invisibile e due torce leve. Utilizzandole, molto segrete, si apre la porta. Molto segrete, sì. Mi piacciono. Però, sarebbe troppo facile. Quindi io direi, qui facciamo una finta porta. Noi confonderemo Anna con questa finta porta. Qua dentro però è buio, usiamo le torce leve. Non attiveranno niente, ma serviranno pur sempre a confondere Anna. E mettiamo la vera porta invece di qui di lato. Mi sembra un'idea geniale. Sì, però devo mettere la lana sotto, altrimenti non mi si camuffa bene. Perfetto! Anche qui serve la torcia. Potrebbe vedersi, effettivamente. Sapete cosa? Forse per renderci ancora più segreti potrebbe farci comodo un bottone. Un bottone segreto. Ovviamente la gonna la nasconderemo a tempo debito quando sapremo bene dove metterla. Quasi invisibile. Praticamente invisibile. Perfetto. Anna verrà qua, troverà la porta, la aprirà e dirà Ma qui non si può entrare. Povera Anna. E non riuscirà a capire niente, perché la vera entrata è qui sul retro. Speriamo che non mi stia ascoltando in questo momento. Sapete, sono un po' dubbioso. Anna? Dimmi. Ma mentre io parlo tu non riesci a sentire ciò che dico, vero? No, assolutamente no. Siamo sicuri, perché io sto svelando tutti i miei piani ai veri leoni. Non vorrei che tu con i tuoi orecchi grossi potessi sentire. Orecchi grossi a chi? A te, cioè quelle orecchie giganti, sembri un pipistrello. Scusa, eh. Allora, oggi tu vuoi la guerra, ma la guerra proprio cattiva però, eh. No, io scherzo, lo sai che in fondo. Come procede la tua costruzione? Ti è venuta in mente qualche idea segreta? Perché a me tante, eh. Anche a me tantissime, già ci sto lavorando e vedrai, ti piacerà. Va bene. Allora ti lascio costruire. Fammi sapere quando vai avanti, perché voglio avere degli indizi, sai, come al solito. Voglio sapere dove hai nascosto, come ti sei trovata col nascondere, no? Visto che sei spesso in difficoltà, io invece sono un mastro. Tranquillo, va bene? Tranquillo, non ti preoccupare. Benissimo. Ciao. Ciao. Channel switch. Stavolta, ragazzi, io ve lo dico, mi sento la vittoria in pugno, eh. Potrebbe anche vincere lei. Perché effettivamente io la prendo tanto in giro, però la volta scorsa non è che la sua era così visibile, eh. Era abbastanza nascosta anche la sua, devo dire. Sì. In ogni caso, questo stanzino sopra, questo attico segreto, vedete da sotto, con il fatto che comunque la casa è tutta bianca, si vede, ma non si vede, se capite cosa intendo. Cioè,
lo capisci che è un pochino più basso, effettivamente. Però potrebbe anche passare, secondo me. Non so, secondo voi, raga, Arna entrando si accorgerà che è più basso il soffitto? Secondo me sì. Secondo me sì. Però spero di no. Qui sto facendo una specie di passaggio per l'aria, per la visuale, in modo che noi da dentro possiamo vedere chiunque si affaccia sul nostro possedimento. Vediamo se funziona. Ovviamente sì, vedete? Un vetro che da questa parte è trasparente, ma da fuori è completamente bianco. Se avete visto la prima cosa segreta, sicuramente conoscete questa tecnologia. Molto bella, molto intrigante. Da questa parte ci fa comodo anche qui, effettivamente, perché dobbiamo vedere chi arriva alla nostra casa dal lato della porta. Molto importante. Dobbiamo anche vedere chi arriva dal lato dietro, però. Questo è ancora più importante, secondo me. Perché da dietro, cioè, chi ti vuole attaccare in modo insospettabile, tipo ninja, no? Arriva sempre dalle spalle. Quindi qua dietro è molto importante avere una finestra di visuale. Infine, dobbiamo avere anche una finestra di visuale davanti. Perché anche da davanti dobbiamo vedere se Anna ci casca nel tranello, no? Capite? Tipo qui, e ne mettiamo una anche qui. Perfetto, ragazzi, vi devo dire che costruire le case segrete è un po' la mia cosa preferita, perché mi piace anche le case creative, ma le case segrete, ragazzi, sono la cosa proprio che so fare meglio, secondo me. Il mio pisolo d'Achille, che non so cosa voglia dire, ma rende bene l'idea. Ora, di qua sono abbastanza tranquillo, metterei giusto qui così, perché secondo me si nota meno la differenza di altezza. Mettiamo un altro paio di torce perché la luminosità è importante, secondo me. Vedi, vedi così, no? Bello, bello, bello. Così, così. Artistico, artistico. Secondo me tutto questo che noi creiamo qua dentro deve distrarre dall'altezza. Capite cosa intendo? Dall'altezza. Perché se Anna si accorge dell'altezza, e lì sono problemi. Inoltre, mo che ci penso, abbiamo bisogno anche di una scala. E lì è il problema, però. Perché se noi mettiamo una scala, è visibile. Lì sì. Come facciamo? Cioè, se noi mettiamo una scala qua, per quanto possiamo nasconderla, si vedrà sempre che c'è una scala. L'unica alternativa che abbiamo, che mi viene in mente, potrebbe essere nascondere la scala all'esterno, tipo sul retro. Ok, ragazzi, ho dovuto modificare il nostro design iniziale perché era piuttosto inapplicabile. Però ora dovremmo esserci. Vedete? Qui sembra che non si possa passare da nessuna parte, ma se si azzecca il punto giusto, si può percorrere una scaletta invisibile che ci porta fino al... Lion! Sì? Io non riesco a nascondere le tue mutande perché puzzano troppo. Anna! No, sta scherzando, sta scherzando. In realtà che cavolo! In realtà sono riuscita a nasconderle tranquillamente. Tu piuttosto hai trovato un rifugio per la mia preziosissima bonna che mi serve? Sì, più o meno, più o meno. Allora, in realtà non è facile come pensavo, devo dire, mi sto un po' imbrigliando. Però devo dire anche che ci sto arrivando, più o meno. Ok, quindi stavolta hai difficoltà. Perché l'idea che ho avuto inizialmente era piuttosto difficile da fare, ok? Ok. Quindi mi sono trovato un pochino in difficoltà su questo, ok? Oh, bene, sì. Bene. Sì. Però comunque me la sto cavicchiando abbastanza bene, quindi non ti preoccupare per me, io ce la faccio tranquillamente, non avere paura e torna a costruire, ok? Va bene, però vedrai, vedrai, stavolta ti divertirai. Ok, che mamma mia, arriviamo anche alle minacce, alle provocazioni, Allora, guardate qua che cosa voglio fare, ragazzi. Ovviamente questa non è il vero nascondiglio della gonna di Anna, troppo facile sarebbe. Facciamo un'apertura però, perché non voglio imbrigliarmi ogni volta che entro. Ecco, tipo così, vedete, ci sono delle casse, tutte queste sono casse. Dentro non ci sarà la gonna di Anna, ovviamente non ci sarà. Dobbiamo trovare un punto ancora più segreto. Ci è voluto parecchio studio per arrivare a costruire quello che ho fatto in questo momento. Vedete qui? Praticamente c'è un common block nascosto dalla lana, con un sensore di luce sopra. Quando questo blocco verrà rotto da Anna e io le dirò che potrà rompere un solo blocco qui dentro, allora la luce illuminerà il sensore. Il sensore attiverà il common block e una leva verrà consegnata ad Anna.
La leva lei dovrà utilizzarla per attivare questo pistone. Qui dentro ci sarà la sua gonna. Ma non potrà utilizzare questa cassa perché sopra ci sarà un blocco a bloccarla. Così lei dovrà utilizzare la sua leva, ottenuta dal mio command block, per attivare questo pistone. Ragazzi, so che potrebbe venirmi mal di testa a sentire tutta questa spiegazione, però dovrebbe funzionare. Sono abbastanza sfiducioso che dovrebbe funzionare. Mettiamole per esempio qui un avviso che possa aiutarla con quello che deve fare. Per esempio potremmo metterlo... Beh, considerando che qui si accede da qui, probabilmente davanti è il posto migliore. Scriviamo: puoi rompere solo un blocco. Scegli bene. Intrigante, sarei un ottimo enigmista. Ok, e da qui, come prima, dobbiamo scendere seguendo questo percorso. Tra l'altro si dovrebbe poter scendere e rientrare anche in casa. Sì, infatti, è un doppio ingresso. Ho piazzato questi blocchi qua proprio per bloccare un eventuale intruso. Cioè devi sapere proprio dove saltare, perché altrimenti, vedi, se non sai dove saltare qui non puoi entrare facilmente. Devi sapere che devi saltare proprio qui. Secondo me è veramente segreto. Qui ho messo qualcosina per distrarre, tipo una leva, qualcosa qua e là. E direi che siamo arrivati al nostro intrigante finale. Abbiamo la nostra casa pronta. Anna avrà molta difficoltà a trovare dove è la sua gonna. Ne avrà veramente tanta, ci confido. Ci sono, sono pronta. Ok, anch'io ovviamente sono pronto. Questa volta direi, visto che la volta scorsa avevo iniziato dalla mia, questa volta iniziamo dalla tua, va bene? Ah, vuoi iniziare dalla mia? Va bene, ok. Allora leggi prima l'avvertimento, io ti devo avvertire che è pericoloso entrare. Non sono così pericolose le mie mutande, ok? Ah, certo, questo lo dici tu. Non lo sono e mi mancano, le rivoglio, ok? Ok, quindi... allora innanzitutto inizia col trovare l'ingresso. Sì, niente di più facile, sei banana, entrerai sicuramente da qui. No? Dai, che semplice! Allora inizio a cliccare a spam dappertutto. Tanto tu, se sai nascondere qualcosa, è solo così. Ecco, appunto, lo sapevo. Vai. Ok, perfetto. Qui ho già sventato il tuo ingresso strambo. Ok, e di qua si sale, giusto? Uh-huh. Di qua probabilmente. Allora, okay. Anna? Credo di essermi smarrito. No, ah, ma che cavolo, Anna? Sì? Che hai costruito qua sotto? Vai. Sono strabiliato, è una figata. Ok, entra. Sono entrato, sì. Guarda un po'. Porca miseria. Così posso vedere tutti gli estranei che si intrufolano nella casetta. Ma qua sopra è dove eravamo prima? No. È un'altra stanza? Sì, è un'altra stanza. Aspetta un attimo, allora qui ci deve essere un ingresso. No. Mi sento confuso. Ok. Mi ero confuso. Allora, forse nel comodino no. Forse il letto è una cassa, no. Forse no. Sul tetto c'è qualcosa, allora. No. No? Sbattiti sulle pareti come le mosche, fai quello che vuoi. Anna! Sì? Dai! Ma io non sono così cattivo con te. Porca miseria! Ma ci sono solo delle acque qui. Perché acqua. Ah, è una battuta! Ti ho lasciato anche un libricino firmato. Ma dove? Non mi allagare casa, eh. Non c'è un libricino firmato lì dentro, Anna. Lì sotto sì. Ah, ok, grazie. Prego. Divertiti a cercare le tue mutande. Senti, mi serve un indizio, va bene? Ci sono anche le librerie. Niente. Non tocchi neanche sotto le librerie. E ci ho provato. Non ci riesci? Togliti. Vai. C'è un'altra acqua. Ecco, vedi, questo significa che il libro non è qui. Ma guarda, ti metto la TNT, No. Stavolta sono stata brava, ma ti posso dire che le tue mutandine non si trovano al piano inferiore. Ok, quindi sono di sopra. Aspetta. Qui ti devi aiutare un pochino e devi svolazzare un po', okay, per non tornare su. Sì, ma mi devi dare un aiuto più grande, non riesco neanche a tornare indietro. Così, dai. Oh mio Dio, ma come fai? Vola. Ok, ok. Ecco qua. Ok? Dai. E non lo so. Credo questo di essere... è l'ingresso. Ok. Allora qui. Un buio, sono nel buio. Sì, sei nel buio. Le mie mutande, le ho trovate.
Dio, era veramente difficile, complimenti! Ci è voluto un sacco per costruire quel labirinto cavolo, lì dentro. Cavolo, cavolo, ok, adesso vieni da me, vieni da me, perché la mia non è da meno, Forza, va bene. Forza, allora, vai, trova. Innanzitutto vediamo un po', sì? Attenzione ai segreti. Ce ne sono un botto, forza. Tanti segreti, ma perché tutti questi teschi, scusa? Boh, è la gente che ha cercato di svelare i segreti ed è morto orribilmente. Forza, trova l'ingresso. Vabbè. L'ingresso sarà... non è qui. Come non è lì? È qui. Aspetta, ecco. Ma... Non è qui. Non lo si sa. È un mistero. Dov'è questo segreto? È un segreto. Però a toccare da un'altra parte. Va bene. Ma... io pensavo di essere... oh, c'è un pulsante. Per me... Forse basta un pulsante a bloccare Anna, sapete? Ok, eccomi, salve. Prego, prego. Casa. Grazie, ho dato un po'. Come al solito, la prima cosa a cui dai spazio è il televisore. Esatto, ho dato un po' di spazio anche al divertimento, ok? Okay, c'è qualcosa. Allora iniziamo a spam cliccare il pavimento. Sì, clicca, clicca. Le pareti, qua c'è una cosa strana. Mi siedo intanto. Sì, sì, una leva. Non fa niente. Sembrerebbe di no. Vabbè, che poi tu lo sai, insomma, se fa qualcosa. Bah, non lo so, guarda, ste case segrete a volte si ribellano, con le loro forze. Allora, sì. Innanzitutto, io so che a te piace fare passaggi che portano nel sottosuolo. Sì? Quindi io starei cercando una cosa del genere. Ma magari... io so che tu sapevi e pensavi ciò e ho preso delle misure preventive. E quindi ti devo smontare il divano, fammi no, capire. Non devi rompere nulla. Che hai fatto? Ma che mi hai rotto qualcosa? No, è la torcia. Ah. Potrei lasciarti a cliccarle per mezz'ora, però non è lì. Non è no, lì. No, hai messo torcia. Sì, ho messo un botto di leve pulsanti che non fanno niente. Senti, credo che tu abbia bisogno di un aiuto. Così come io ne ho dati a te, magari giusto sarebbe il caso. Secondo me dovresti cercare verso l'alto questa volta e non verso il basso. È verso l'alto, è mezz'ora che... oh. No, niente. Mi sono spaventata da sola. Non così, vedi. Penso che non ci arriveresti mai. Aspetta. Sì. Sto sbattendo contro il soffitto. No, non serve che sbatti. Allora, devi saltare verso quel muro. Lì, questo. Brava. Lì, da qualche parte, prova. Così. Insisti, persisti, brava. Ma mi ha buttato fuori casa. No, devi fare dell'altro. Forza, dai. Fuori casa. Ma no, allora, qui. Anna! Scusa. Allora. Dove eri? Ero qui. Dentro il muro, ok. Ok, così. Brava. Adesso, cosa puoi fare dentro il muro? Viaggiare ancora nel muro. Brava. Dall'altra parte. Sopra il muro. Così. Ok. No, vabbè. Continua. Tre anni ci sono voluti a fare sta cosa, eh. Vai. Ma così. Brava. No, vabbè. Puoi rompere solo un blocco, scegli bene. Brava, brava. Prima di romperlo dimmelo, ok? Così ti dico se è giusto o sbagliato. Cosa vuoi rompere? Questo. No. È una forma strana. No. Dai, che cos'è questo? Cos'è questo? Questo qui è il sun, quello in luce fa cose. Bravo, in luce fa cose. Ora, come si fa a fargli fare cose? Invertirlo. No! Luce. Brava. Quindi io lo tolgo. No. Come fai a fargli fare cose? Devo rompere il tetto. Bello idea. Oh, cosa ti è arrivato nell'inventario? Una leva. Brava, una leva. No, ma che hai fatto? Niente. Ora, dove dovrei mettere questa? La metto vicino al pistone. Buona idea. Così. Brava. E adesso? Tirala di nuovo. Aspetta. Ok. No, vabbè. Vabbè, basta, dai. No, guarda, io mi ritiro dalla competizione. Ma no, allora, devo dire la verità. Beh. Anche la tua casa era piuttosto segreta, devo dire la verità. Sì, vabbè, io ho fatto un labirintino con i muri a specchio. Alla fine non ho fatto niente. Beh, ho cercato di superarmi, ho sudato tutte camicie, però devo dire che sono soddisfatto anch'io del risultato. I ragazzi... ora posso andare alla festa. Sì, e io posso andare a mettermi le mutande. Per questa volta comunque direi che, ragazzi, siete voi a decidere se ha vinto la mia casa segreta o quella di Anna. Votate con onestà, sono entrambe state belle secondo me. E per questa volta, Lion e Anna, out!